prima udienza dibattimentale questa mattina al Tribunale di Pescara per il processo sull'azienda di servizi speciali ex Deborah Ferrigno di Montesilvano. Assenti dall'aula i principali indagati dell'inchiesta, l'ex sindaco di Montesilvano, Enzo Cantagallo, e l'ex direttore dell'azienda, Gianluca Di Blasio, accusati di concorso in abuso di ufficio e concussione. Assente anche l'avvocato dei due, Giuliano Milia, sostituito dall'avvocato Di Biase. Il processo sull'azienda Deborah Ferrigno, il parentificio come veniva chiamata, è uno stralcio dell'ampia inchiesta Ciclone, condotta da Procura e Squadra Mobile di Pescara a partire dal 2003 e che nel 2006 spazzò via l'intera classe dirigente del centrosinistra montesilvanese, portando agli arresti l'allora sindaco Cantagallo, moltissimi componenti della sua giunta e vari imprenditori, accusati di aver creato un vero e proprio sistema montesilvano, un giro di mazzette, malaffare, clientelarismo e corruzione che permeava la vita politica ed economica della città. Per la procura l'azienda di servizi speciali Deborah Ferrigno serviva come cassa di compensazione per il mantenimento delle clientele politiche intrattenute dal sindaco Cantagallo e dai componenti la sua giunta, visto che sarebbe stato troppo rischioso farle assumere in comune. Un veicolo per assunzioni pilotate, condotte, secondo il PM Varone, senza alcun bando di concorso, con procedure semplificate o del tutto inesistenti, con il solo scopo di farle transitare presso l'amministrazione comunale e nelle segreterie di qualche politico. Dalle indagini emergerebbe quindi una vera e propria fabbrica di posti pubblici, visto che l'azienda era completamente di proprietà del comune di Montesilvano, costituitosi parte civile nel processo.